Mister, sale il livello di difficoltà, ha cambiato qualcosa nel primo tempo, risposte positive, gambe imballate, alla fine è arrivato il 5-0. Gambe molto imballate e poi fuori dal coro. C'è della gente ancora, non sa nemmeno come muoversi, questa è una cosa normale. Una cosa normale perché in 10 giorni non possono parare a muoversi. Quegli altri sono di un altro spartito per adesso, sono avanti, lo si sa, però bisogna anche vedere gli altri per farsi un'idea di quello che abbiamo a casa. L'obiettivo è anche quello di portare tutti allo stesso livello, sia come concezione che fisicamente come prontezza. Sì, però bisogna anche che gli altri si diano una svegliatina, perché qui sono tutti importanti, lo sono sempre stati, perciò si devono adeguare velocemente, perché qui la prima regola è quella di correre, di darsi una mano, di aiutarsi, di essere gruppo, di volere la palla. Se davanti ritorniamo anni luce, se non ci muoviamo, se ci muoviamo siamo una squadra diversa, se non ci muoviamo diventiamo abbordabili per tutti come lo siamo stati per 5-6 mesi. Il segreto è quando Tutine o Kereke hanno iniziato a correre, o lo stesso Baclé. Se si corre si diventa una squadra, se non si corre è chiaro che quando la palla arriva sulla tre quarti e tutti ti aspettano fa fatica poi a concludere o a creare situazioni. Ma Mattia l'ho chiamato anche ieri, lo chiamo oggi, io gli si sta accanto, so cose che succedono nel calcio, purtroppo è capitato a lui, ragazzo di prospettiva, ragazzo a cui tutti noi vogliamo bene e che aspettiamo. Speriamo che lui possa fare la rieducazione con noi, almeno vive l'ambiente con noi e noi saremo lì a dargli la mano. Sì, sì, no, ma noi abbiamo altri 3 giorni importanti, poi inizieremo un po' a scendere anche per cercare di fare buona figura quando giocheremo. Il mercato sanno tutti quello che ci manca, è inutile tutte le volte parlarne, manca roba, manca gente di spessore che ci possa dare una mano a tirare fuori la squadra dai guai e da vivere tranquilli tutti e di levarci le nostre soddisfazioni.